non è mai sicuro che samurai. Non lo so, magari mi potresti fare qualche minaccia potente, qualche... Non lo so, quello che di solito fanno di... Sparano a vuoto probabilmente. Grazie. Siamo sempre qui in villa al Fanta Expo di Salerno e come sempre noi del Rione consigliamo, è sempre giusto andare verso il lato chiaro della forza, giusto? Com'è? Lato oscuro? No, il lato chiaro, com'era? Lato oscuro della forza. Ma come funziona? Non ho capito, bisogna... il lato oscuro della forza, lei non era quello chiaro, vedo tutto bianco. Parlo dell'impero. Ah, allora come funziona? Sarebbe quello del allora, allora passate al lato oscuro della forza, ragazzi, giusto, specialmente se avete una pistola puntata qui. E che il lato oscuro c'è con voi. Ecco il tuo... Come ti chiami? Io mi chiamo Capuano Carlo e ho 25 anni e vengo da Cava di Chimeni. Da quanto tempo hai questo vestito? Da quanto tempo fai il cosplay al telescopio? Questo lo tengo da una vecchia edizione che andava al Cava Con del 2020, no, anzi del 2017, che lo montai tutto da zero, tagliando le sagome e montandole. Ah, quindi l'hai fatto tutto a mano? Sì, l'ho ricostruito interamente da zero. E questa lo stava stampata in 3D. E la, il guanto oppure la, la pistola? La pistola, la pistola. Ah, okay, guarda un po' più da, in dettaglio da vicino. Ma io mi stavo chiedendo una cosa, guardando ti stavo soffrendo interiormente per il calore. Cosa, diciamo, come riesci a sopportare il calore in queste giornate? Allora, in queste giornate la chiave di tutto è mantenere sicuramente la calma, perché se uno va a pensare, vabbè, fa caldo, uno suda di più. Invece rimanendo invece belli rilassati non succede questa cosa, ma comunque anche abitudine e forza di volontà, perché se uno vuole arrivare ad un obiettivo deve andare fino in fondo. Esatto, sono d'accordo. E con determinazione soprattutto. Un po' come il mantra dell'allenatore di Rocky, non fa male, non fa male. Esattamente. Ti ripeti, non fa sudare, non fa sudare. Sì, esattamente. Ok, grazie, grazie. Un proseguimento. Grazie mille, altrettanto.